devono pensare a divertirsi, perché si chiama gioco del calcio. Divertirsi, quello che facevano l'anno scorso. E allora, signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui riuniti in questo pre-partita di Napoli-Barcellona per commentare le parole di Calzona che ci sono state ieri sera. Direi di non perderci in chiacchiere, cominciamo subito, però vi ricordo come sempre iscrizione al canale, ragazzi, mi raccomando, è totalmente gratuita, poi cliccate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati. Detto questo, cominciamo subito. E innanzitutto, ragazzi, due premesse. Le parole su Di Lorenzo, diciamo, le domande fatte a Di Lorenzo, ho deciso proprio di bypassarle, di skipparle, perché onestamente, cioè, frasi, diciamo che Di Lorenzo non è che abbia detto queste grandi cose interessanti. Ho visto però un Di Lorenzo abbastanza, diciamo, provato. L'ho visto un po' provato da tutto quello che sta succedendo in quest'anno. Quindi ho avuto un po' questa sensazione. Seconda premessa, io, come ho detto anche ieri, non mi aspettavo chissà che cosa da questa conferenza stampa. Le cose dette da Calzona sono cose comunque abbastanza basilari, sono cose che ti aspetti da una persona che è arrivata ieri, però l'impatto, il come le ha dette, la comunicazione mi sono piaciute assai. La prima impressione, il primo impatto sul Calzona è stato veramente ottimo e non vi nascondo che, come dirò, una cosa forse esagerata, però le parole di Calzona di ieri mi hanno fatto tornare quella voglia, quella curiosità di seguire il Napoli. Mi ha un po' fatto tornare ai bei tempi andati dell'anno scorso. Quindi questo è quello che ho un po' pensato ieri sera. Poi ovviamente tutto questo dovrà essere confermato sul campo, perché anche le impressioni di Mazzarri e di Garcia mi erano sembrate positive. Poi sul campo si è visto che non è stato così, quindi fatta questa premessa, cominciamo. Innanzitutto Calzona ringrazia la nazionale slovacca per avergli permesso comunque questa opportunità e ci sta che abbia esordito così. La prima domanda che gli fanno è da dove si inizia? Ecco, per un allenatore che è arrivato da così poco tempo, da dove si inizia? Che corde bisogna toccare? E dice Calzona che bisogna resettare tutto, si inizia con un nuovo cammino. Ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Ci siamo intrattenuti pochissimo, quindi convenevoli, diciamo, sono stati rimandati a quando magari ci sarà un po' più tempo e poi siamo andati subito al campo, ok? Gli chiedono poi del pubblico, cosa chiede al pubblico, cosa si aspetta e poi fanno anche una domanda su Osimhen. Riguardo il pubblico, qua c'è già una prima differenza incredibile tra Calzona e per esempio Mazzarri. Se vi ricordate, Mazzarri chiedeva l'aiuto del pubblico, chiedeva il sostegno dallo stadio. Calzona invece dice che innanzitutto il pubblico di Napoli è speciale, però più che chiedere aiuto dobbiamo essere noi a rendere orgogliosi e felici il pubblico con prestazioni e risultati. Quindi non è il pubblico che ci deve dare una mano, ma dobbiamo essere noi tramite il lavoro e le prestazioni sul campo a rendere orgogliosi i tifosi. Già io qua mi alzo e applaudo Calzona perché è una risposta veramente che ti fa capire una certa mentalità. Riguardo Osimhen ci dice soltanto che si è allenato a pieno ritmo e verrà valutato come il resto della squadra domani nell'ultimo allenamento. Quindi diciamo che è a disposizione e aggiungo io sicuramente partirà a titolare domani. Cosa cambierà da questo momento in poi per il Napoli? E poi una domanda sul Barcellona, come si batte, come si affronta. Giustamente Calzona qua dice che si può cambiare poco. Bisogna accelerare il processo di apprendimento perché giustamente il tempo è quello che è, però diciamo che forse qui Calzona è un po' avvantaggiato perché facendo il CT di una nazionale, sappiamo che i CT, diciamo, allenare una nazionale non è come allenare un club, hai poco tempo a disposizione, non hai tutta la settimana, tutto il mese, non alleni tutti i giorni, quindi questa cosa secondo me lo aiuterà. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, molto bene, dobbiamo migliorare la nostra prestazione. Poi su Barcellona, tra le squadre più forti d'Europa, noi non abbiamo paura di nessuno perché siamo il Napoli, ragazzi, sta frase, cioè, è di una banalità assurda, ma quanto è importante dirla? Cioè, questa è proprio una frase che avrebbe detto anche Spalletti, che avrebbe detto anche Sarri, cioè si percepisce proprio, almeno da parte mia, il cambiamento rispetto ai precedenti allenatori. Ovvio però che hanno grandissimi giocatori e allenatore top. E non c'è nient'altro da aggiungere. Poi
Poi domanda su di lui, diciamo, sul suo calcio. Chi è Calzone? Un misto tra Sarri e Spalletti. E qui Calzone dice: ho lavorato anche con Di Francesco, che mi ha dato tantissimo, così come gli altri due. Quindi questo l'abbiamo visto anche ieri nel video dove abbiamo studiato Calzone. Tra parentesi, se ve lo siete perso, ve lo lascio qui nelle schede. Poi è ovvio che ci metterò del mio, ma sono stati tutti e tre allenatori importanti. Come debuttare col Barcellona? Sono contento, sono arrivato in tangenziale e mi è salita l'adrenalina. Il debutto è importante contro un avversario forte. Tutto ciò però non mi spaventa, perché il Napoli è forte. E ragazzi, questa cosa dove dice che il Napoli è forte la ripeterà più volte. Devo solo ritrovare alcuni concetti, ma è forte, ok? Si è fatto un'idea su cosa non ha funzionato in questi mesi a Napoli. Calzone ci dice che secondo lui non è un problema di metodologie, ma più che altro di convinzione, quindi una, come se fosse una specie di problema più che altro mentale. Ho detto che è una squadra forte perché ci credo davvero, lo hanno dimostrato lo scorso anno. Quindi qua Calzone preme su questo concetto, cioè lui probabilmente il suo obiettivo è quello di far ritornare nella testa dei giocatori certe convinzioni che avevano l'anno scorso e che probabilmente in questi, cioè sicuramente in questi mesi hanno perso. Quindi entrare nella testa dei calciatori e convincerli di quello che sapevano fare mesi fa, questa cosa è importante. Poi vabbè, che Barcellona si aspetta? Ha visto qualche partita del Barcellona, però soltanto da sportivo, diciamo da distaccato, perché giustamente lui, allenando la nazionale, dici, non gli interessa studiare il Barcellona. Mi aspetto una gara dura, ma noi vogliamo vincerla, perché la nostra mentalità è vincere contro chiunque. Cioè, ragazzi, ancora una volta, frasi banali, ma ti fanno capire già tanto su come pensa e sulla mentalità dell'allenatore. Cosa ha chiesto De Laurentiis, cioè che obiettivo gli ha chiesto per questi tre mesi, e poi se lo ha contattato nei mesi scorsi? Calzone ci conferma che il primo contatto è stato domenica. Riguardo gli obiettivi, De Laurentiis mi ha chiesto di andare avanti in Champions League e mi ha chiesto di arrivare a un posto per qualificarsi alla prossima Champions. Quindi diciamo che De Laurentiis ha chiesto a Calzone di arrivare quantomeno quinto. Probabilmente, diciamo che il quinto posto varrà anche per la Champions League. Io non credo che ci arriveremo al quinto posto, perché l'Atalanta e il Bologna ci hanno tutta un'altra marcia. Bisognerà vedere i risultati immediati. Se in queste primissime settimane i risultati saranno positivi e in contemporanea l'Atalanta e il Bologna cominciano un po' a frenare, allora si può anche cominciare a pensare, ma io non credo che ce la faremo ad arrivare in Champions a fine stagione. In questo momento di difficoltà, cosa serve per vincere? Bisogna giocare con spensieratezza e avere la mente libera. Domani firma per il pari? Qui un'altra bella risposta: no, assolutamente no. Noi siamo il Napoli, non accetto il pareggio, noi giochiamo per vincere. Se poi il Barcellona sarà più bravo di noi, tanto di cappello. Quindi, ecco, si gioca per vincere, non per pareggiare. Bella questa risposta. E poi, tra l'altro, vincere domani teoricamente ti servirebbe anche per il mondiale per club, però su questo ci andiamo dopo. Cosa potrà farlo contento domani? Se i giocatori faranno quello che gli chiedo, sarò felice. Mi faranno capire che credono nelle mie idee, che ancora non ho avuto il tempo di mettere in pratica. Ho chiesto di essere squadra nelle due fasi. Non accetto giocatori che non partecipano alla fase difensiva. Quindi qui ci sta spiegando un po' il suo modo, diciamo, di lavorare per quanto riguarda la fase difensiva. Vuole 10 giocatori che difendono e non voglio giocatori che si sentano esentati da questo atteggiamento. Quindi Calzone chiede ai suoi giocatori, a tutti, sacrificio in fase difensiva. Quindi i vari Kvara, Politano, Osimhen e chi sostituirà loro dovranno essere i primi a difendere, quindi chiede grande sacrificio a tutti quanti. Poi domanda su come giocherà un po' il modulo. Dice Calzone che a lui piace il 4-3-3, però non si lega ai moduli, diciamo si basa più che altro sulle caratteristiche dei giocatori, e dice che la squadra è stata costruita in un certo modo. E qui diciamo che lo abbiamo detto anche nelle settimane passate, cioè specialmente dopo il mercato di gennaio, il Napoli non è, diciamo, più costruito per fare il 4-2-3, ma un 4-2-3-1, comunque ha più trequartisti che giocatori, diciamo, da centrocampo barra mediana. Ecco, quindi vedrà Calzone in base alle giocatori che avrà, però se dobbiamo parlare di modulo, anche se vi ho detto più volte il modulo è soltanto un numero,
diciamo più un 4-2-3-1, però poi vedrà il mister. Cosa ha imparato da Sarri e Spalletti? Dice Calzona che sono due allenatori diversi e per questo motivo diciamo lui è uscito più arricchito da queste esperienze. Sono due allenatori con grandissima personalità, sono diversi per quanto riguarda il lavoro sul campo. Con Spalletti c'è stato solo un anno, perché lui è stato solo il primo anno con Spalletti, ma è stato un anno molto intenso e di grandi insegnamenti. Poi sul sentirli ha detto: non ho sentito nessuno a parte mio padre, mia madre, mio fratello, mia figlia e compagna, perché è successo tutto così in fretta. Poi qui fanno una domanda a Di Lorenzo che non, diciamo, di cui non parleremo, però voglio parlare di una cosa. Di Lorenzo ringrazia Mazzarri e sta cosa è importante secondo me, ragazzi, perché se vi ricordate quando fu esonerato Garcia non ci fu un post sui social di ringraziamento, di saluti, non ci fu una dichiarazione ufficiale del giocatore riguardo riguardo Garcia, e lì capisci che probabilmente tra la squadra e l'allenatore non è scattato quel feeling, non si sono presi. Invece con Mazzarri secondo me è successo il contrario, cioè il legame si è stabilito, però è il lavoro sul campo, i risultati non sono arrivati, quindi mi premeva sottolineare sta cosa, perché Mazzarri è stato salutato, Garcia no, e questo ti fa capire un sacco di cose. Nei prossimi mesi ritiene di dare un'identità? E qua Calzona dice: sì, se questo non succederà vuol dire che ho fallito, non riesco a sopportare che le mie squadre non siano ordinate e con una certa mentalità. Ti fa capire ancora ulteriormente, cioè si vede proprio la differenza netta con Mazzarri e Garcia. Abbiamo però l'aggravante dei risultati, e questo è vero, non solo hai poco tempo ma devi anche far bene sin da subito, specialmente se l'obiettivo è andare in Champions. Ho detto però ai ragazzi di avere la testa libera e pensare a divertirsi. Ragazzi, questa frase: devono pensare a divertirsi, perché si chiama gioco del calcio. Divertirsi, quello che facevano l'anno scorso. Si vede proprio la continuità con Spalletti, cioè sembra proprio di risentire Spalletti in certe frasi. Poi chiedono di Traoré. Calzona ci dice che comunque ieri hanno fatto soltanto un allenamento prettamente tattico. Ci conto molto, ha detto, però non solo su di lui. I giocatori mi dovranno dare indicazioni importanti durante gli allenamenti. In base a quello sceglierò. Quindi qua, diciamo, un modo per dire che per lui non esistono i titolarissimi, ma le gerarchie cambieranno in base agli allenamenti. Diciamo che sta cosa, secondo me, fino a un certo punto, perché io credo che certi punti fermi ci sono, cioè Lobotka per esempio, Osimhen, Kvara, secondo me l'ha detto più che altro per coinvolgere tutti i giocatori dal primo fino all'ultimo e per far capire comunque che se ti alleni bene ti prendo in considerazione, ma credo che i punti fermi ci saranno anche per lui. Riguardo Traoré ci dice che non è al 100%, ci conto, ma non so se dall'inizio o in partita in corso, ecco, quindi domani probabilmente, cioè oggi più che altro, vedremo staffetta Caius Traoré secondo me. Poi domanda sul mondiale per club: quanto è importante raggiungere il mondiale per club? E qui ragazzi, piccola nota, vi ricordo che per andare al mondiale per club c'è bisogno che si verifichino due condizioni. La prima è che la Lazio venga eliminata o agli ottavi o ai quarti, e diciamo che per il momento non ci va bene sta cosa, perché la Lazio ha battuto il Bayern all'andata, e in contemporanea il Napoli deve fare almeno 6 punti. Per fare 6 punti deve passare il turno, quindi arrivare ai quarti e fare almeno un pareggio. È quasi impossibile, però si può fare. Calzona poi ci dice che il presidente comunque vuole migliorare la situazione, però non gli ha messo nessuna pressione, e ci mancasse pure. Cioè, so cosa vuol dire per la società il mondiale per club, e poi il presidente è stato molto gentile e tranquillo, però zero pressioni, quindi con molta tranquillità. Domanda poi su Hamsik: lo voleva fortemente, parla all'imperfetto, lo voleva. Ma lui gestisce un'academy importante in Slovacchia e in così poco tempo non è riuscito ad organizzarsi, ma mai dire mai. Quindi diciamo che questa risposta è: non verrà nello staff con me, però magari in futuro si potrebbe pensare a un suo ruolo. Diciamo che c'è un legame importante tra De Laurentiis e Hamsik,
abbiamo visto anche ieri che De Laurentiis comunque non ha escluso un suo arrivo a, diciamo, a Napoli come dirigente barra collaboratore, quindi magari in futuro succederà, però di certo non ora, ok? E poi l'ultima domanda, qui proprio, cioè, arriva Di Matteo al Chelsea anni fa e vince la Champions, arriva Fae alla Costa d'Avorio e vince la Coppa d'Africa. Lei crede ai miracoli, quindi per la serie, lei arriva adesso e vinciamo la Champions League. Cioè proprio le cose più incredibili. E Kazon ancora una volta lo ripete, io credo fortemente in questa squadra, vedete come preme su questa cosa. Ma non lo dico perché devo, ma perché lo penso davvero. Penso che siamo in grado di vincere tante partite, lo vogliamo volere e sarà questa la chiave per il futuro. Volere, della serie volere e potere. Quindi ragazzi, ripeto, a me le prime impressioni sono state ottime, si vede comunque che Calzona sta più che altro premendo su questa cosa di voler far tornare nella mente dei calciatori quanto erano forti e importanti l'anno scorso, cioè lui preme molto su questo fatto della convinzione, perché lo sappiamo ragazzi, di base i calciatori sono forti, cioè dal punto di vista qualitativo sono forti, il problema più che altro è qui, nella testa. Mi ha fatto veramente una bellissima impressione ieri sera, poi ovviamente il campo parlerà, sarà il campo il giudice supremo. Detto questo, vediamo rapidamente la probabile formazione e non credo che ci siano molti dubbi ragazzi. Allora, di base un nuovo allenatore io penso che punti sull'esperienza, sulle certezze, quindi io credo che sarà questa la formazione. Meretti in porta, in difesa Mario Rui, Di Lorenzo e Rachmani per me sono la certezza. Metto poi Juan Jesus perché Juan Jesus in questo momento, diciamo, è l'uomo più esperto che abbiamo. Credo che lui punterà inizialmente su Juan Jesus per poi col passare del tempo passare con Nathan. Secondo me Nathan con Calzona può fare un bel... può crescere tanto. A centrocampo Lobotkin e Sa si certi del posto. C'è giusto questo ballottaggio tra Traoré e Kayus. Io metto Traoré al primo minuto perché comunque, ascoltando le parole di Calzona, dove ci dice appunto attaccare, voler vincere, la mentalità offensiva, io penso che partirà inizialmente con Traoré per essere un po' più offensivi, ma mi aspetto la staffetta con Kayus in partita. E davanti non ho dubbi, Kvara, Politano, Osimhen. Quindi diciamo l'unico dubbio è la mezzala e in difesa credo che ci sarà Juan Jesus. Quindi ragazzi, questo è quanto. Io da stasera non mi aspetto grandi cose, cioè non mi aspetto miracoli da Calzona, mi aspetto una partita comunque dove l'orgoglio e dove il volersi mettere in mostra da parte dei giocatori ci sarà, perché comunque parliamo di Champions League, la Champions League è una vetrina per i calciatori, diceva Spalletti, ed è vero. Abbiamo di fronte il Barcellona, che secondo tanti è in crisi, è disastrato, intanto sono terzi in Liga, è vero, hanno la peggior difesa in Europa nel 2024, però hanno anche uno dei migliori attacchi europei, quindi diciamo sono una squadra forte ma dietro vulnerabile, mettiamola così, e dobbiamo sfruttare questo aspetto. Secondo me faccio affidamento più che altro sulla voglia dei giocatori di mettersi in luce e su appunto questa rivalsa, perché penso che sia arrivato anche il momento per i calciatori di dire basta, noi siamo i campioni d'Italia e adesso vi facciamo vedere di cosa siamo capaci. Quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, vi è piaciuta la conferenza di Calzona, siete rimasti soddisfatti, insoddisfatti, ditemi la vostra nei commenti. Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella. E detto questo, noi ci vediamo stasera col post partita. Forza Napoli sempre e noi ci vediamo stasera ragazzi.